Bentrovati sul canale YouTube di calciomercato.it, nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato. Nell'approfondimento di oggi un grande ospite passa a trovarci, storica voce della RAI, Mario Mattioli, è in collegamento con noi. Ciao Mario. Ciao Mario, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, piacere stare qui con voi. Grazie, grazie per aver accettato l'invito innanzitutto. Allora Mario, ti chiedo subito della Juventus, perché c'è una tifoseria molto divisa tra chi ha ancora fiducia in Thiago Motta e in quello che stanno facendo, anche la dirigenza con Cristiano Giuntoli, quanto fatto in estate, e chi invece è già molto critico e molto pessimista per la stagione che si sta giocando. Tu da che parte stai? Io cerco di stare da una parte di colui che, pur amando i colori bianconeri, giudica con spirito sportivo e anche reale quello che sta accadendo. Cioè, chi si proclama deluso dalla gestione juventina è un po' troppo frettoloso. Per quale motivo? Beh, è inutile stia a ricordare qua come la Juventus è arrivata a questa stagione. Non dimentichiamo quello che è successo negli ultimi 3 anni, soprattutto a livello societario. Poi, bene, acquisti, il nuovo allenatore che ha fatto bene nel Bologna, acquisti che hanno fatto bene dove erano. Occorre mettere insieme però tanti giocatori, occorre fare in modo che giochino tutti con la stessa finalità, tattica, usando le loro capacità tecniche. E non è facile mettere insieme chi ha il palleggio connaturato nella sua essenza, chi invece deve lavorare duro per fare uno stop e un passaggio no look, per dirne una, no? Mi viene in mente. Per cui io sono molto attento agli infortuni, alle assenze. Per cui non è una giustificazione, però lo è. Magari potremmo andare a vedere e chiederci come mai tutte queste assenze per infortunio, non per traumi, ma infortuni muscolari. Allora, a questo punto occorrerebbe andare a vedere e valutare la preparazione atletica pre-campionato, la preparazione atletica durante il campionato. Occorrerebbe controllare i campi di allenamento nei quali si allenano i giocatori. Io sto andando in tutte le vicende che possono portare a infortuni muscolari e Certo. non è escluso a quello che mangiano. Cioè, io ho sempre presente Lionel Messi, che a un certo punto ce lo ricorderete, no? Che Come vomitava dappertutto, da testa, manche, eccetera. L'hanno portato lì a Udine, vicino a Udine, da un noto professore, ma noto qua in Italia perché non è un luminare, gli ha detto: dimentica la Coca-Cola ed è tutto finito. Per cui Lionel Messi è abituato a pranzare e cenare con la Coca-Cola, è scomparso il disturbo. Ma non soltanto lui, vi sono altre persone, anche il signor Rossi qualunque, che beve un qualche cosa o mangia un qualcos'altro, che ha delle problematiche. Poi, e questo ve lo dico per esperienza mia diretta, vi sono delle bevande che vanno a incidere sulla muscolatura. E questo è un preparatore atletico di ottimo livello, di più che ottimo livello, dovrebbe saperlo. Per cui guardate che negli infortuni muscolari c'è sempre un motivo, c'è Certo. sempre un motivo. Per cui è questo che io condanno, contesto se vuoi alla gestione juventina in questo momento. Vado, scusate, ma fatemi capire questi infortuni muscolari. Da che dipende? Controlliamo quello che mangiano e bevono i giocatori. Attenzione, in buona fede, Certo, attenzione. certo, certo. Non è che voglio dire, no, perché a volte, lo sapete, no? Ci sono quelle intolleranze, io dico cose che magari hanno fatto tutti gli anni, però ci sono le intolleranze che portano a problemi muscolari e non solo. Per cui, perché è particolarmente singolare questa serie infausta Sì. di infortuni, ed è quello che è. Beh, ragazzi, quando mancano 9 persone, poi ci sono i ben pensanti che dicono: ma lì di titolari ce n'erano soltanto 3 o 4, ma cosa vuol dire? No, Perché io non ho diritto di far girare i giocatori con tutti gli impegni che ci sono.
Ma sai, occorre far parlare un pochino tutti, no? Ecco, per cui... No, no, sono d'accordo. Nel calcio moderno, poi con le cinque sostituzioni... sono queste problematiche. Per quanto riguarda poi la parte sportiva vera e propria, no, non sono deluso, perché più di questo che deve fare. Certo, non parlatemi del secondo tempo dell'ultima partita. Non questo no, questo no, questo no. Lì qualche responsabilità c'è. Di Lecce, qualche responsabilità c'è. Di Lecce poteva fare 3 gol, se non 4, e non avrebbe rubato assolutamente nulla. Che poi si ripareggia l'ultimo momento e così, beh, è tutto meritato da parte dei giallorossi, però sì. Lui è preso, questo occorre, queste cose particolari occorre chiedersi, ma l'andamento del campionato fino a questo momento, dai, è buono ragazzi, non chiediamo troppo dopo tanto tempo, dopo 3 anni di vacche, non dico magre, ma proprio smunte. è vero. Mario, prima di cambiare argomento, restando un attimo sulla Juventus, a gennaio l'idea di Giuntoli è quella di cedere Fagioli e fare cassa per andare a prendere un difensore o un centravanti. Secondo te la Juve ha più bisogno appunto di un difensore, di un attaccante, e poi Vlahovic è la soluzione o è il problema della Juve? Un po' e un po', perché veramente innanzitutto, beh, diciamo che 75% è centravanti che ci vuole, però questa sua nevrosi perdurante ha finito per contaminare, diciamo così, anche i compagni di squadra. Io lo trovo eccessivo, perché se noi andiamo a vedere tutti gli altri cannonieri, e non c'è nessuno che abbia questa reazione così nevrotica a ogni azione che non lo trova della finalizzazione, è l'unico punto di riferimento. Per cui questo a lungo andare è un problema, ma non è che lo dico io, lo dicono alcuni compagni di squadra. Ah, ecco. Ma non in termini così negativi. Con tono che dico io, ma puttana Eva, tutti i palloni lì, anche se qualche volta non ti arriva, dai, non ti cazzare, le storie di parole. Per cui, no, è così che succede. Però è chiaro che della Juve, e queste sono le cose che io contesto, fate un campionato con tutti gli impegni che ci sono, ma poi l'argomento è trito e ritrito, senza una punta di riserva. Perché di Milik è trito e trito, argomento lo sappiamo tutti, lo sanno anche chi Sassi, e Milik già a giugno, nei primi di giugno, si seppe che non poteva essere in grado di giocare, che doveva essere rioperato. Per cui mi è sembrato quantomeno singolare il fatto di non aver preso anche un'altra punta. Molti mi dicono, ma Ken poteva rimanere? No, Ken è dovuto andare via, perché è un giocatore, e lo si è visto, che se gioca a tratti, a flash, non rende come quanto invece gioca sapendo di avere alle spalle la fiducia dell'allenatore. Abbiamo visto cosa sta facendo, che sì. Per quale motivo? Perché italiano, la maglia è tua, giochi, punto. E che non sta facendo, è tornato quello che era 4 anni fa. Vero. Così era un giocatore che fa la differenza, che è utile, che può anche essere importante per la nazionale. Ti porto, Mario, su Antonio Conte, che... critica e attacca un po' l'Inter dicendo vabbè, inutile che continuate a dire noi siamo favoriti per lo scudetto, l'Inter ha 2 squadre e 3 quarti. Ha ragione Antonio Conte o tutta pretattica, strategia di mister Conte? No, ma non è né l'uno né l'altro, si risponde così, anche se tu allenassi la squadra e dicono così risponderesti nello stesso modo. Pretattica a novembre, a dicembre, anzi è difficile farla poi nel gioco del calcio. Per tattica puoi farla quando aspetto la tua formazione, non si sa se giocherai a 2 punte o a 3 punte o una punta o con il falso l'odio, falso nuovo, no, non si può dire, oppure con un falso centravanti, la quella magari può essere per tattica, ma a questo punto della stagione un allenatore può dire quello che vuole, insomma, non può rimandare al mittente le parole di
senso, le parole in cui tutte le informazioni nei confronti della propria squadra che parlano di... Io ho letto addirittura campionato chiuso. Ma di che? Chiuso per lavoro? Per lavoro in corso, dai. Per niente, non solo. Ma non vedo proprio tanta possibilità di altre squadre, anche se l'Inter quest'anno, come vedete, non è quella dell'Inter dell'anno scorso e neppure quella di due anni fa. È un Inter attaccabile. Attaccabile per tante piccole ragioni, anche se ha una doppia squadra, questo è vero, e con giocatori tutti di altissimo livello. Però quest'anno qualche falla c'è. Vediamo, ci sono anche c'è il Milan che sta riprendendo. Io della Juventus non ne parlo, perché la Juventus è indietro, ragazzi. La Juve dovrebbe recuperare i tanti giocatori. E poi, se devo dirla chiara, Kopp mi porta a fare la battuta su Gasperini, che i giocatori quando lasciano l'Atalanta dimenticano, non possono più essere quelli che erano agli ordini di Gasperini, cambiano tipo di allenamento, piazzamento in campo e quant'altro. Ma con Maies, anche con il Lecce, sembrava un'anima in pena, non sapeva dove andare. Sì, è vero. Non è la prima partita, e questo dovrebbe essere un giocatore che, anche se manca qualche d'uno a centrocampo, eccetera, tu prendi la palla, te la fai dare e la gestisci. Prendi un giocatore di quelle dimensioni, anche economiche, che anche se la squadra non è a completo, tu sei con Maines, perché dai, ripeto, pigli la palla a centrocampo, la imposti, appoggi, vai, tira. Sembrava un animo in pena, non ha fatto niente, ma non è la prima partita. A mio avviso, io le ho contate, sono già 3-4 le partite in cui è un uomo inutile, un giocatore inutile. L'ultimissima, Mario, poi ti ringraziamo e ti lasciamo al tuo lavoro. Abbiamo parlato di Inter, di Milan, di Juventus, vorrei parlare anche un attimo di Milan, soprattutto del suo allenatore, perché vince il derby, vince a Madrid con Real e sembra un fenomeno, pareggia due partite in Serie A e sembra scarso. Insomma, secondo te è Fonseca l'allenatore giusto per questo Milan? Perché la rosa mi sembra una rosa molto importante. Ma guarda, questo non lo so se lui, come non so se Conte è giusto per il Napoli, non so se Motta è giusto per la Juventus. L'allenatore fa il suo mestiere, cerca di inserirsi quanto più possibile nel tessuto dei giocatori, della propria squadra. Ora io non ho apprezzato tanti colleghi che hanno dato nella schiena a Fonseca dopo quelle partite poco brillanti, ma Fonseca si è inserito, è arrivato così paracadutato in una realtà che forse neanche lui immaginava, con tanti giocatori buoni, ma sono tutti giocatori nuovi. Mette insieme i giocatori, come dicevo all'inizio, i giocatori bravi, però poi occorre anche metterli insieme. Non tutti, ripeto, hanno la tecnica che servirebbe, non tutti hanno quella disponibilità fisica che servirebbe. E allora occorre fare questo mix di capacità tecniche, capacità fisiche, capacità mentali, caratteriali e quant'altro. Non che tutti gli allenatori siano dei proventi psicologi, però poi anche i giocatori aiutano. Chiaro. E poi forse che è arrivato così, piombato lì, non si può pretendere. Io spesso sono in disaccordo con i colleghi che si lasciano andare a critiche secondo me spropositate. Ragazzi, una partita che va male, due giocatori che non rispondono a quelle che sono le sollecitazioni necessarie per fare andare avanti la squadra, e dai. È come se il gioco fosse subuteo, che mettili dentro le pedine e vai, no? Il gioco del calcio. Poi sai, quando diciamo quello devi giocare con il 4-3-3 anziché con il 4-2-3-1, scrivo 3, porto 4. In campo i giocatori sono esseri umani con la testa e con le gambe. Voglio dire, sì, partono con quell'idea lì, nel senso che un esterno a destra deve fare l'esterno a destra, però poi c'è una palla verso il centro, ci va a pigliare quella palla, ma senza poi sentir dire, ha giocato laterale destro, però
con licenza di spaziare al centro, ma che il pallone gira per i parti suoi, e questo lo dicono molti allenatori che vanno per la maggiore. Diceva, guarda, che noi diciamo così, da dire, il pallone quando schizza e un giocatore ci va perché per recuperare un pallone, non perché la tattica prevede che lui sia il quarto, il terzo, il secondo. Certo. Vabbè, adesso poi questo discorso, sai, che discorso delicato ma interessantissimo, perché servirebbe un pochino a chiarire tante problematiche che ci creiamo noi e di conseguenza quelle creiamo anche ai nostri utenti, agli sportivi, che noi ci capiamo poco e loro in questa maniera ci capiscono ancora meno. Perfetto, Riccardo, direi che possiamo salutare Mario. Grazie di essere stato con noi, è stato davvero un piacere. Mario Mattioli, che è passato a trovarci. Della SPA non sta andando benissimo. No, meglio evitare. I tifosi della spalla adesso vogliono pensare ad altro. Non abbiamo una ferita che non riesce a rimarginarsi. Incredibile. Scellerato che ha voluto prendere la società e fare il presidente. Lasciamo perdere. Va bene, ragazzi. Grazie Mario Mattioli per essere stato con noi. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in questo video. Mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube di calciomercato.it, lo vedete anche qui sotto come scriverlo, come cercarlo. Ci trovate anche su tutti gli altri social con aggiornamenti quotidiani. Grazie anche a Maurizio Russo. Grazie a te Riccardo e a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao, alla prossima! Ciao.